In apertura del Consiglio Comunale di oggi, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, è stata commemorata l'ex consigliere ed assessore del Comune di Napoli, Francesca Lucia Menna, con una cerimonia alla quale ha preso parte anche il presidente della Camera, Roberto Fico. Una persona di grande valore che si è impegnata tantissimo nelle istituzioni, oltre che essere un'amica cara, una mia collega che conoscevo da tantissimi anni, e oggi credo che questa commemorazione sia anche un momento di dovuto nei suoi confronti. Poi troveremo anche altre forme per ricordarla, perché veramente si è impegnata in maniera straordinaria proprio per il bene comune, per l'interesse collettivo, che cosa che l'animava in maniera molto molto forte. Successivamente si è svolta un'importante seduta consiliare, durante la quale sono stati affrontati, fra gli altri, due argomenti di particolare importanza, come l'approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2021 e l'esternalizzazione delle attività di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie. Il rendiconto è molto importante come analisi di un risultato che purtroppo è negativo, e sono circa 127 milioni che si aggiungono di disavanzo, e ci conferma che il problema principale sono i dati della riscossione, e quindi dovremmo ragionarci, e questo ci collega proprio alla seconda delibera, cioè sapendo che la situazione della riscossione è così difficoltosa, la scelta è quella di affidare all'esterno una parte della riscossione, quella volontaria resta in capo il comune, quella coattiva. Ovviamente oggi non si vota a chi, perché ci vorrà una gara, si vota solo la possibilità di fare questo percorso. Quindi sono due delibere importanti che ci consentono di preparare meglio il bilancio preventivo che sarà a breve.